Ecco, prima Roma, poi Milano, ora Torino. Perché non pensiate che c'è un problema su Roma e basta, eh? Milano, Torino, non piccole città. Guardate un po' la nostra Silvia Vada cosa ha trovato in questo villaggio olimpico occupato, tutto occupato da 800 persone. Prego. Calma, ascolta. Perché noi vogliamo registrare. Perché vogliamo registrare, calma. Te lo spiego. Non urlare, io te lo spiego. No, non ti filmo. John è un libico di 23 anni, un profugo, fuggito dal suo paese e dalla rivoluzione, senza documenti, senza un lavoro. John è uno degli 850 clandestini che oggi vivono qui, nei palazzi del villaggio olimpico costruiti nel 2006 a Torino per ospitare gli atleti. Il villaggio, secondo i piani e le promesse del comune che ne è proprietario per il 60%, avrebbe dovuto trasformarsi, una parte, in una cittadella per giovani e nell'altra in appartamenti mai finiti di costruire. Da 9 anni questa struttura è in mano agli extracomunitari. Come vive le ex novelli, gente vanno a Modese, racconto qualcosa, racconto ferro per vendi, per trovare soldi, per trovare qualcosa per mangiare. Però sta merda qua è rubata. Siamo con Gio. Cosa rubata? Beh, allora, ascolta. Ascolta, no, ma non è un'accusa, non è un'accusa, però ascolta, non sono mica scema. Sì. Tu mi hai detto qui è rubata, sì, ma cosa rubata? E dai, tutte queste biciclette che non sono. Non voglio questo, io devo spaccare questo, tu non vuoi sensi, deve prendere questo, spacca la terra adesso. No. Mi sento, vedi questo, deve spaccare questo adesso, non più mamma. Oltre al degrado, liti, risse, schiamazzi, che sono all'ordine del giorno. La zona, che secondo le promesse sarebbe dovuta diventare un quartiere modello, si è invece svalutata. Gli appartamenti non valgono quasi più nulla. Si ammazzano. Lei ha comprato una casa qua? Ma io sono 45 anni che sono qui. Volesse vendere la sua casa oggi? Diventa un problema. Urlano e litigano fra di loro. Uno taglia l'altro, però alla fine per niente. Dicono che voi spacciate droga. Ma chi è? Quanti ore? Scusa signore, non ho mai trovato il lavoro, sono a rabbia, come tutti i genti qua. Siamo a rabbia, proprio a rabbia, hai capito? A Roma, poveri contro poveri. In via Padova va una giornalista e un viado la manda via, dice questo è il nostro posto, cosa viene a fare il tuo lavoro, eccetera. Qui sa quanto è costata a Meloni questa struttura qui? Ci costò 145 milioni di euro pagati da noi, 145 milioni di euro, 300 miliardi di lire. Sa quanti piccoli imprenditori devono versare le tasse per arrivare a 300 miliardi delle vecchie lire? Ma aggiungo, sa quante famiglie che stanno in mezzo a una strada di italiani che hanno pagato le tasse una vita potrebbero abitare in case popolari se quelle strutture venissero utilizzate dalle amministrazioni invece di essere lasciate in abbandono a degli immigrati clandestini che dovrebbero essere, come noi sappiamo, sanzionati con un reato che era stato introdotto, che è il reato di immigrazione clandestina, che è stato abolito perché in Italia si ritiene che non ci debba essere quando c'è praticamente in tutta Europa. E aggiungo un'altra cosa, Paolo, il signore che tra i signori intervistati dice qui non c'è lavoro, siamo tutti arrabbiati. È esattamente quello che tentiamo di dire da anni. In Italia il lavoro non c'è. E quindi far entrare in Italia persone alle quali noi non possiamo garantire né un lavoro né una vita dignitosa significa banalmente aggiungere degrado al degrado e criminalità alla criminalità. Chiaro. La proposta di Fratelli d'Italia per questo è che i flussi migratori vanno fermati fino a quando la disoccupazione non sarà scesa sotto il 7%, perché se il lavoro non c'è per gli italiani, non ci può essere neanche per gli immigrati. Altri. E non mi si venga a dire che gli immigrati fanno dei lavori che gli italiani non vogliono fare. Gli immigrati li fanno alle condizioni a cui gli italiani non li vogliono fare, che vuol dire che il grande capitale usa gli immigrati per rivedere per i diritti Benissimo. Dei lavoratori italiani. Vi faccio vedere le perle del giorno, sigla. E allora dai,
Prima perla i furbetti del gettoncino, prima Agrigento, Siracusa e Torino, ora tocca a Messina. Consiglieri comunali moltiplicano le riunioni perché a ogni riunione pigliano i soldi. Il record ad agosto 60 sedute, due al giorno, ad agosto, Ferragosto compreso. Andiamo avanti così. Solo l'8% delle grandi opere in Italia completate avevano stanziato 285 miliardi, ne hanno spesi 23. 250 sono da spendere per lungaggini, burocrazie e cose incomprensibili. Tutto bloccato. Avanti così. E l'ultima perla del giorno, eccola qua. I piloti truffatori dell'Alitalia, mentre incassavano i soldi della cassa integrazione da noi, lavoravano all'estero per altre compagnie aeree. Roba da matti. E ora abbiamo la buona notizia, eccola qua, una notizia bellissima perché riguarda, guardiamo la clip. E allora dai, e allora dai. Giuseppe Ottaviani, 98 anni, sarto di professione, atleta per passione. Alla bella età di 70 anni ha deciso di dedicarsi all'attività agonistica vincendo decine di medaglie. Ai campionati Master di Budapest di atletica leggera dello scorso anno ha portato a casa ben 10 ori e due record mondiali. Si sta già preparando per la prossima gara. L'atletica, mi ricordo quando ero piccolo si giocava più o meno, ossia piccolo, avevo già 13-14 anni, si giocava con gli amici, si correva, si saltava e oggi ricordiamo con l'atletica i giochi quando eravamo giovani. Noi facciamo sport perché... diciamo ci dà la gioia di vivere, il domani, speriamo nel domani di essere allegri come oggi. Cioè a 98 anni, a maggio 99, nel salto triplo ha fatto il primato mondiale, io ho 57 anni, il prossimo anno 58, se ne faccio uno solo di salti mi tronco tutte e due le gambe. Ce l'ho al telefono, vero? Giuseppe Ottaviani. Giuseppe, mi sente? In questo momento, da prima no. Ah, ora mi sente. Ma senta, mi dice una cosa, Giuseppe. Dica. Ma lei cosa mangia, scusi, per essere così? Che fa? Mi dica che io prima non lo sentivo. Sì, ma dicevo, ma come fa lei a 98-99 anni a fare un salto triplo? Che mangia? L'uranio? Non lo sa, non mi sente. E insomma, qualche difettuccio ce l'avrà anche lui, eh. Se no, allora, io sono già sordo ora. Come? Scusi, ma qui salta la linea, non sempre sento. Salta la linea. Va bene, dai, comunque, senta questa cosa. Complimenti assoluti da me, da tutta la redazione e anche dall'onorevole Giorgia Meloni. C'è una partita, vero, dopo di noi? Chi gioca a Roma? E che fa Meloni? E che faccio? Sono la guarda? Secondo lei che faccio? È romanista. Tipo Roma. È romanista. Sì. Meloni contro Renzi, Roma contro Fiorentina. Una volta tanto vinceremo noi, no? Vabbè, staremo a vedere. Grazie molto di essere stata con noi. Grazie a voi. Ci vediamo domani sera, sì, ancora venerdì, abbiamo ancora una puntata. Buona serata a tutti, buona partita. E allora dai, e allora...